Io sono Everde Gamer e oggi dopo tanto tantissimissimo tempo finalmente siamo tornati su Super Ration in compagnia di Ginetta. Ma che bello quanto ci mancava Ginetta. Allora, ovviamente la nostra casa è rimasta ancora con tutte le decorazioni di Halloween, perché non mi sono presa la briga di toglierle, ma non importa, per adesso le lasceremo, poi giuro trovo il tempo di toglierle, perché direi che Halloween è passato da un po'. Oppure potremmo fare le pigre e lasciare le decorazioni fino ad Halloween dell'anno prossimo. Non sarebbe una brutta idea, in effetti. Allora, nell'episodio di oggi vorrei andare a catturare un Carkinos. E ne ho appena visto uno laggiù, fatto fuori, ma da un sarco. Ma se non sbaglio era di livello basso, l'ho anche visto prima, era tipo un livello 10. Un schifio del genere. Allora, per catturare il Carkinos, io adesso copierò paro paro un video, di cui vi lascio ovviamente il link in descrizione, per fare una trappola molto molto carina, che in teoria ci dovrebbe essere molto 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 utile. Anche perché al Carkinos non è che gli puoi sparare dardi in faccia e basta, eh no, lo devi prendere a sassate, neanche a sassate, lo devi sparare con la catapulta, una cosa molto delicata. E visto che la zona pullula di Carkinos è sempre senza allontanarci troppo da casa, la casa è laggiù, noi qua ci siamo già fatti le scorte di tutto quello che ci serve. Abbiamo riempito un po' di scatoloni, un po' di tutto quello che ci serve, un po' di roba che semplicemente abbiamo raccolto, perché tipo nel frattempo c'erano terremoti, robe varie, quindi niente, ho raccolto un po' di materiale vario. Ma prima di procedere oltre vorrei salutare gli iscritti: Michela Borsadoli, Samuel, Alessandro Consonni, Stefano Fronge e Francesco 99. Un abbraccio, un super bacione, ragazzuoli! Ah sì, aspetta! Noi ci siamo fatti anche le ali! Guarda che fighe! Non ho ancora imparato bene a usarle, però non importa. Oddio, aia, che facciata, Ginetta, che facciata. No, decisamente non abbiamo imparato a usarle. Vabbè, ci alleneremo, continueremo a dare un po' di facciate in giro. Vabbè, allora, dicevo, vediamo di costruire questa bellissima trappola per Carkinos. Io a sto punto la costruisco direttamente qua, poi ci andiamo a cercare un Carkinos. Oh, guarda che là vedo Ravager. Cosa ci fate sul mio territorio? Questa è zona mia. E là c'è gente che sanguina tantissimo. Devono essere altri Ravager. Che bello, che bello. Allora, così, ok. Così, oh no, aspetta. Oh, ok. Penso, dovrebbe andare bene, sì. Allora, questo lo devo riraccogliere. Non ho capito perché si fa questa cosa nel video, ma la faccio anche io. Lui la fa nel video, cioè il tizio che ha fatto la trappola, quindi la farò anche io. Eccoli, le scalette. Ora qui ci facciamo tutto una base con queste cosine simpaticissime. Perfetto. Poi ci serviranno questi... Ah, cosa? Ok, un parasauro, l'infarto. Io ho sempre una paura ogni volta che siamo qui su Aberration. Allora, pilastri così. 1, 2, 3, 4, 5? Sì, mi sembra che fossero 5, ok. E anche per di qua. Ok, allora, poi altre due colonne qui, ok, fatto, perfetto. Ora dovremmo piazzare la base dove andare poi a montare effettivamente la nostra catapulta. Quindi allora io prevedo di far salire il Carkinos per di qua, quindi così, ok. E noi ora qui dietro ci costruiamo la base dove piazzare la catapulta. Ora, al tipo nel video funziona, va tutto bene, non muore nessuno. Spero che la cosa si ripeta e funzioni anche per me. Ok, perfetto. Parasauro, lei se ne può andare, per l'amor del cielo, grazie. Un po' in mezzo alle scatole. Allora, una scaletta così. Perfetto. Facciamo che ci mettiamo anche un'altra scaletta per sicurezza, che non si sa mai. Ok, ora dovrei riuscire a piazzare in maniera molto precisa la catapulta. Ok, e io so che è precisa perché... Cioè, come faccio a sapere che l'ho posizionata nel modo giusto? Perché sono perfettamente dritta sulla scala. È corretto? Allora, dovrebbe essere per così. Ok. Aspetta, fammi vedere che sia giusta. Ok. È posizionata dritta? Mi sembra di sì. Cioè, se io ora salgo... Oh, mio Dio. Ok. Sì. Ma direi che è dritta. Ma lo becco da quel Carkinos se si incastra qua in mezzo? Ma non lo so. Ah, si sta avvicinando uno spino, no, se ne sta andando. Ok, perfetto.
io spero di averla piazzata bene. Vabbè, ma poi posso girare tipo di 360 gradi, quindi non credo sia un problema. Cioè, devo solo riuscire a prendere bene la mira, ok. Allora, adesso la nostra catapulta bellissima la dobbiamo riempire di lingotti di metallo e di pietre che noi ci siamo precedentemente preparati. Ah sì, giusto, forse il metallo è un po' troppo. Portiamone poco alla volta. Quindi ci metto metallo, pietra e mi posso preparare un po' di munizioni 3. Vabbè, adesso aggiungeremo ovviamente ulteriore materiale, solo che lo devo portare poco alla volta perché altrimenti Ginetta poverina ci muore di stenti. Qui abbiamo altre pietre, dovremmo avere un bel po' di pietre anche qui. E anche un altro po' di metallo. Oh, che bello, non mi ricordavo di averne messo altro. Anche perché in effetti non so bene quanti... dardi, oddio, come li chiamiamo? Quante di queste pietre con gli spuntoni di metallo ci serviranno, ecco. Quindi preferisco prepararne un bel po'. Ah, però c'è sto spino che mi gira intorno che non mi piace ma niente, niente, niente. Aspetta poco poco che lo facciamo fuori. Sì, però Megalosaurus non ti castrare nella trappola. Ma guarda che carina. Aspetta, aspetta, scusa. Ma dai che carina. Ora ha già iniziato a fare buio perché siamo su Aberration, quindi luce del giorno, ciao, a mai più rivederci. Però, però, nonostante il buio immenso, guarda che carina che è. Mi piace questa trappola. È molto bellina, cioè molto stilosa. Ciao Spino, porta pazienza, ma secondo me tu romperai l'anima anche in futuro, quindi... facciamola finita adesso. Uno spino 98 era. Oh, che tristitudine, che dolore. Avrei dovuto prenderlo, non farlo fuori. Vabbè, adesso ci concentriamo sul Carchinos. Ah, bene. Cosa, terremoto? Ah, oh, un altro. Ma ce n'è stato uno tipo 30 secondi fa. Ma porco cribbio. Vabbè, io adesso finisco molto lentamente di caricare tutto il materiale necessario. Se il terremoto non mi fa sclerare male. Tutto il materiale sulla catapulta. Così poi domani mattina, appena sorge il sole, ci andiamo a cercare il piccolo dolce Carchinos. Ok, finalmente è di nuovo mattina. Siamo pronti ad andare a caccia del Carchinos, che improvvisamente sono spariti. Cioè, ce n'erano tipo una trentina prima di iniziare a registrare l'episodio, tutti concentrati qui. Ora niente, il silenzio, il nulla totale, tabula rasa. E vabbè, ma io ero così felice di potermelo addomesticare qua vicino a casa. Ma cribbio. Guarda là i Ravager, aspetta, aspetta, prima che dopo mi ritrovo coi Ravager che mi fanno gli assalti a sorpresa, gli anche piragna maledetti. Ciao ragazzuoli, buongiorno, 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 buongiorno. È stato un piacere giocare con voi. Allora, vediamo di andare per di là. Ora, il Megalosauro però è un problema, perché se io tiro di qua il Carchinos... Io tiro di qua il Carchinos, ma poi questo mi inseguirà il Megalosauro, io presumo. Ti prego, facciamo che ne troviamo tipo uno qua dietro appena girato l'angolo. Più o meno, più o meno, più o meno. Aiaiaiaia, no, questo è un sarco, aiaiaiaia. Aspetta, 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 preso alla sprovvista, mi è venuto l'infarto. Allora, lì abbiamo Spino con Stego, lì abbiamo un altro Spino, lì abbiamo un Carchinos, mi faccia vedere. Aspetta, c'è un altro là dietro anche, oh oh, un livello 3! Cioè, ma davvero? E un livello 35? Un po' di più, no? Ma livello 3? Ma, tipo, non ricordo di aver mai visto una creatura su Ark di un livello così basso, cioè livello 3, va bene, ok. Forse sarà il caso di rimuovere anche tutte queste distrazioni per il Carchinos che ci dovremmo attirare dopo. Potrebbe non essere una brutta, brutta idea. Povero Paratek. Aspetta che mi prendo tutto il metallo. Grazie, perfetto. Che il metallo è una risorsa che veramente su Aberration mi sta facendo piangere. Vai, ti lascio andare, Para. Stai tranquillo, fuggi. Oddio, un 35. Potremmo anche provare. Però, boh, è anche già feritino. No, dai, scusa, porta pazienza. Infatti, già, guarda, c'è morto subito. Dovremmo anche stare molto attenti col Carchinos, perché da quello che ho capito, se con la catapulta non lo becchiamo esattamente sul corpicino, ma per sbaglio gli becchiamo tipo una zampa, e invece di addormentarlo lo facciamo secco, ecco. Guarda qui la concentrazione di Spino. Cioè, ci sono tre Spino compenetrati uno con l'altro. No, vabbè, ragazzi, siete troppo carini.
Oi, 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 un po' meno carini, un po' meno carini. Aspetta, 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 un po' meno carini, mi attaccano tutti. Ma sai che c'è? Io col megalosauro non c'ho più paura di niente, su Aberration. Sì, salve, scusi, lei è bellissima, è bellissima, aveva dei colori meravigliosi. È stata una sofferenza ucciderla, glielo dico. Ma guarda quanti sarco che ci sono e guarda anche che carini che sono. Cioè, questo è viola e verde, sono tipo i miei colori preferiti. È bellissimo. È bellissimo, che sofferenza doverli far fuori. Guarda le mante, ci sono anche le mante in questi fiumiciottoli. Guarda piranha, guarda piranha, guarda piranha. Aiaiaiaia, aspetta. Ok. Mamma mia, quanto ancora dovremmo andare in là? Lì c'è un altro carchino. Sì, ormai non ci spero più di trovarne uno di livello decente a sto punto. Ed è un livello 53. 53. Ascolta, proviamo col 53. Poi eventualmente, se ci rimane un po' di tempo e ne abbiamo voglia, ci andiamo a prendere anche un altro carchino di un altro livello. Aspetta che intanto lo voglio attirare. Ma lì c'è un carno. O è un megalosauro? No, un carno, è decisamente un carno. Prende a testate la gente, quindi è un carno. Cici, io ti ho sparato un dardo. Potresti tipo venire per di qua? Sta arrivando, sta arrivando. Perfetto. Vediamo se facciamo in tempo ad attirarlo fin di là e a mettere il megalosauro vicino a casa, così non rischiamo che lottino tra loro. Guarda alveare, alveare. Un giorno voglio provare a prendere l'ape. Da quant'è che dobbiamo prendere l'ape? Aia, maledetti piranha. È pieno di piranha. Ma guarda che sono ricomparsi già Spino e Carchino sono laggiù in fondo. Ma com'è possibile? Ma siamo appena passati. Ma perché spawnano alla velocità della luce quale bestie? L'altro intanto ci sta seguendo. Boh, a sto punto non lo so più, però scusa, fammi controllare. Io ho visto un Carchino di nuovo qua dietro. Di nuovo pieno di sa... Guarda! Sì, vabbè, ma non vale! Ed è un livello 10. Salve, no, non ci serve. Lei non mi serve, scusi. Tutti di livello bassino. Scusa, noi non avevamo un Carchinos che ci stava tipo inseguendo? Ah, niente, si è dimenticato di noi, ha cambiato strada, si è distratto con un altro, molto probabile. Ma si sta già facendo buio, ma per davvero, ma che pizza. Mamma mia, Aberration è bellissima come mappa, però cribbio, tutto sto buio, che depressione. No, si è distratto, mi sa, è quello che stavo cacciando io. Sì, 53, Carno, scusi, scusi, ma quel Carchinos sarebbe mio. Abbia pazienza, abbia... ho paura di beccare il Carchino. Con chi ce l'ha? No, con lo stego, ma basta distrarti con altre bestie. Guarda, te lo mangio io. Là, mangiato, perfetto. Ora puoi venire per di qua, grazie. Dai che non ho tanto tempo, dai che non ho tanto tempo. Vorrei prendere anche un altro Carchino, sì, nel frattempo. Ti muovi, dai che tu puoi anche saltare, non fare lo gnobbo. Mi, lento lento. Se volesse ci potrebbe raggiungere in mezzo secondo saltando, invece no, lui se ne va piano piano, si fa la passeggiatina, va bene. Carchi, Lillo, una mossa per cortesia. Porca miseria, la lentezza. Il Carchino, sì, io lo sto prendendo perché mi avete chiesto di andare a prendere il basilisco. Per prendere il basilisco mi servono le uova fertilizzate del drago di roccia. Per andare a prendere il drago di roccia mi serve il Carchinos. E quindi adesso prendiamo il Carchinos e poi facciamo tutto il resto. No, no Carchinos, no, brutto Carchinos cattivo. Sei un Carchinos cattivo, lascia in pace lo stego. Guarda sto Carchinos che niente, non ne vuole sapere, disubbidiente da morire. Ah niente, guarda, se ne sta lì. Io lo voglio avvicinare un po' di più. Poi vorrei andare veloce veloce a mettere il megalosauro a casa
così noi poi possiamo tornare alla gabbia, perché vorrei evitare di lasciare lì il megalosauro, sinceramente. C'ho paura che si pappi il carchino. Ciao Lillo, mi puoi seguire? Dai, che si sta facendo anche notte. No, vabbè, ma che tristezza. Aspetta che vedo gente che litiga vicino a casa mia. Ma porca... guarda quanti carchinos che sono comparsi adesso dietro. Guarda quanti! Ma stai scherzando? Cioè, io li stavo cercando a casino, questi erano qua. Ah, vedi, vedi? Un 56. Un 28. Terremoto non adesso. Un 10. E un 24. Allora, aspetta che c'è un sarco che si sta pericolosamente avvicinando a casa. Lillo, no. Tipo no. Grazie. Facciamo fuori anche i signorini qua. Buongiorno, salve a tutti. È stato un piacere conoscervi. Guarda anche qui quanti spino. Ma proprio tutti davanti a casa dovete arrivare. Ma mi sembra giusto. Vabbè, a questo punto io lo attiro a piedi. Aspetto la mattina. Quello è il 28, no, c'era un 56. E ci attiriamo il 56. E direi di fare così. Allora, aspetta, prima mi attiro questo, che così lo facciamo fuori. E il saltone che ha fatto. Vedi che può saltare quando vuole. Vedi che può farcela. Ok, mamma mia l'ansia. Ok, mamma mia l'ansia. Allora, è la mattina dopo. Dovremmo essere abbastanza lontani da casa affinché le nostre bestie più che altro non sclerino. E adesso direi che ci possiamo attirare il carchino. Aspetta, sei tu quello giusto, vero? 56, ok, perfetto. Arriva. Aspetta, no, fammi tirare fuori il fucilone. Grazie. Allora, io devo riuscire a farlo entrare per di qua, così poi lo posso prendere a colpi. Ok. Dove mi è? Ah, guarda che arriva saltellando. Guarda che arriva saltellando. Là vedo uno spino che sta andando a rompere le scatole nella base. Ma aspetta, aspetta, c'ho l'ansia. No, tizio, vieni, vieni. Ok, perfetto, seguimi per di qua. Vieni, piccolo pucciolo. Ah, ah, ah. Ok, ok, ora tu dovresti rimanere incastrato. Tu dovresti rimanere incastrato, ok. Io spero che non mi becchi. Ok, ok, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Ok, l'ho preso. Sì? Sì, 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 lo stiamo prendendo. Lo stiamo prendendo in faccia. Oddio, no, no, è feritissimo. No, ma tu dovevi rimanere incastrato qui. Ma è feritissimo, ma lo stavo prendendo in faccia. No, 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 non andare verso la base, ti prego, Lillo. Perché non è rimasto incastrato? Perché non è rimasto incastrato? Cioè, nel video del tipo rimaneva super incastrato. Aspetta, sta tornando indietro. Ma adesso sei disidratata, Ginetta? Ma mi sta seguendo? No, non mi sta seguendo. Oh, dannazione, non l'ho beccato bene. Non è rimasto non è rimasto incastrato nella gabbia. E quindi lo stavo anche colpendo malissimo, perché ho visto che è super ferito. Cioè, in teoria non dovrebbe essere così ferito quando lo colpiamo. Ah, che salto! Cosa sta facendo? Ah, ma adesso è troppo ferito. Non penso di riuscire ad attirare la sua attenzione. Ciao, Cicci. Ti puoi arrabbiare con me? No, niente, lui mi passa indifferente davanti. Ti prego, dimmi che è comparso un altro carchino per di qua, che così ci riproviamo. Ma niente, oppure aspetto che si ripigli il signore lì. Aspetta, fammi tirar fuori il fucile quello da battaglia. Oh, pensavo che sarebbe stata molto facile. Cioè, costruiamo la gabbia, attiriamo il carchino, sfatto. E no, a quanto pare no, non è poi così immediata la cosa come speravo. Là sono comparsi nuovi carchinos, che tra l'altro chiamano in italiano carcino. Va bene, è bruttissimo carcino. Ah, guarda, ce n'è uno lì. 53, ma è quello che stavo cercando di prendere prima, il 53. Allora aspetta, vediamo se riusciamo a rifarci con lui. Con lei, non mi ricordo se era maschietto o femminuccia. Con quello. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è il 56 qui che sta tornando all'attacco. Sta tornando all'attacco, aspetta. Aspetta. Cicci, no, 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 dai, c'eri. C'eri quasi, perché fuggi così? Ma perché mi fuggi? Ma c'eri quasi, eri vicinissimo alla trappola. Ma forse lo dovrei provare a bloccare una volta che si è mezzo infilato qui dentro.
boh, non mi sembra che il tipo del video lo bloccasse. Cioè, lui entrava, si bloccava, pace fatta. Ciao Lillo, mi puoi seguire? No, niente, niente, mi odia questo Carchinos. Perché mi odi Carchinos? Allora, lì c'è il 53 che è super ferito, poverino, l'hanno ridotto malissimo. Che però sta arrivando da questa parte. Non lo so, dannation. Ci proviamo ovviamente, però lo vedo molto molto feritino. Aspetta che ce n'è un altro lì, aspetta che ce n'è un altro lì. Stanno spawnando a una velocità incredibile. Ah no, è 56, ok. Stanno veramente spawnando a una velocità incredibile. Aspetta che lì vedo gente che litiga. No dai, non state litigando con le creaturine della mia base, vero? No, c'è un altro Carchinos davanti a casa, che però è un livello schifo. Oh 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 oh. Troppi Carchinos, adesso troppi Carchinos. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi segue? Sì. Sì, aspetta, 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 che forse... forse riusciamo. Tizio, però devi entrare bene bene tu nella gabbia, vieni. Vieni, entra tipo molto bene, molto più meglio. No, entra meglio, tipo per di qua. Io non lo vedo tanto bloccato bene però, eh. Io ho paura di farlo fuori. Oh vabbè, noi ci si prova. Così non lo becco di sicuro in faccia. Mi sa che gli becco le chele, dannation. Aspetta, no, ti puoi rigirare per di qua, tizio. Però sembra un po' bloccato quantomeno. Ah, ho paura di farlo fuori se lo becco ora. Aspetta, 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 aspetta. C'era il musetto lì. E non niente se ne va. E non niente se ne va. Non c'è verso di prendere sto Carchinos. Perché? Perché io non riesco a prendere il Carchinos? Stavo anche pensando di costruire una catapulta direttamente sopra la base del Paracerathereum o quello che è, in modo da poterci spostare direttamente con la catapulta. Però... ah, aspetta, aspetta, aspetta che mi segue questo. E il problema è che è molto lento il para, e quindi sarebbe un po' un casino, penso, riuscire a sfuggire con questi cosi che ci rincorrono. Non lo so, non lo so. Intanto tentiamocela così. Ciao Cicci, ciao Cicci. Tu eri il 53, vero? Vediamo se con te ci va meglio, dai. No, 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 non ci distraiamo. Non ci distraiamo così, per cortesia. Grazie. Ok. Vieni. Per di qua, per di qua, dritto. Vieni. Ah, ok, ok, ok. Aia, che male. Ah, non riesco a prendere la balestra. Non riesco a salire sulla balestra. Mi ha fatto malissimo. Aspetta che Ginetta ci sta anche morendo di sete. Ma mi ha fatto malissimo. Ma non dovrebbe potermi colpire. Però sembra bloccato. Aspetta, 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 fammi salire. No, mi molli, mi molli, mi molli, mi molli. Mi ha fatto fuori l'armatura. No, maledetto, ma come hai fatto ad avvicinarti così tanto? Dovresti essere bloccato tu. No, ma scusi, non mi distrugga la balestra. Per cortesia, ci è voluto tanto per fare questa costruzione. Salve. Potrebbe, aspetta, no, no, ok, 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 no, 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 guardi, se la prenda con la balestra, se la prenda con la balestra, non importa, ok. No, ma perché se ne va? Scusi, ma perché nessun Carchinos si vuol far addomesticare da me? Carchinos, Ginetta, tu come sei messa? Mezza ignuda, vabbè. Aspetta, sta tornando il Carchinos, sta tornando il Carchinos. Però sta arrivando anche uno spino. Ciao Carchinos, ciao Carchinos, ciao Carchinos, aspetta, 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 sta arrivando anche lo spino, dannazione. No, spino! Ah, dannazione, ci ho distrutto tutto. Ci sta ammazzando malissimo. E siamo morti, bene, ottimo. Tutto molto bene. Vabbè, vediamo di andarci a recuperare tutto. Mio Dio. Ma perché è così? Ah, c'è uno scheletro in camera. Perché? Ah, perché non ho ancora tolto le decorazioni di Halloween, giusto. Ma guarda dove ci hanno lanciato il cadavere. Perché, peraltro, ste bestie malefiche. Oh, uno fatto fuori. Ora fammi recuperare la mia roba. Ma guarda. Ma ti sei mangiato il mio cadavere. Ma che bestia. Dammi tutto, va.
Ok, allora, un carchino ci ha seguito fino alla trappola, ma non è ovviamente entrato nella trappola. Ora, noi stiamo riuscendo a colpirlo, però ti prego, svienici. Svienici e non morirci. Oh mio Dio, non mi ha preso! Oh mio Dio, ci ha preso! No, ma stai scherzando! Prendilo, fucilate, Ginetta! Prendilo, fucilate, ti prego, mollami! Ma dove ci sta portando? Perché ci uccide? Cioè, per carità, va bene, però... No, guarda, non ci molla! Non ci uccide, ma non ci molla! Maledetto! Non affogarmi, mi sta affogando, ma stai scherzando! No, vabbè! Ma smettila! Ma mollami! O muorici o mi molli, cavolo! No, vabbè, ma non ci credo! Cioè, ma lasciami andare! Cioè, ci sta portando in giro per la mappa e sta cercando di affogarci così ogni tanto ci butta sott'acqua! Ti prego, muorici! No, mio Dio, ci sta portando a zonzo così! Ma ti sembra? Ma quando mai? Ma quando mai? Oh, grazie, grazie! Fatemi tornare a riva, per cortesia, grazie! Mamma mia, il trauma portato in giro dal carchinos! Ma ti sembra normale? Ah, ci prende, aspetta, ahia, che male, no, aspetta, c'è rimasto, è nella gabbia, cioè è nella trappola, è bloccato, aspetta, sì, è bloccato, ok, allora ne abbiamo trovato un altro, non è di livello alto, è tipo un 37, ma non mi interessa, questo sembra bloccatissimo nella trappola, vai, piglialo a colpi, Ginetta, piglialo a colpi, ah, ti prego, fa che non mi acciappi di nuovo, e ti prego non morirci, ci è svenuto! Ma davvero di già? Vabbè, livello 37, quindi... Ok, mi va benissimo! Mi va benissimo! Non mi interessa il livello, va bene così! Mamma mia, sta trappola... Ma mi hanno distrutto tutte le casse, ma maledetti! Ma dimmi te, dov'è la carne marcia adesso? Dove l'ho messa? Ah, qui! Meno male, grazie, dammi anche un po' di narco, per cortesia! Mamma mia, quanto c'è voluto Cicci! Ma perché non rimanevano incastrati? Sta trappola mi ha deluso tantissimo... E no, non ne andremo a prendere altri. Tanto non posso neanche farli accoppiare, quindi non mi interessa neanche prendergli il compagno. Ora andiamo a prenderci il megalosauro e poi vediamo di finire di addomesticare la bestiolina piccina. Che mamma mia, gli incubi. Manco la iena mi ha fatto penare così tanto. Ma porca miseria. E alleluia, finalmente ci abbiamo la bestia malefica. Mamma mia. Cicci, ciao, sei bellissimo. No, non è vero, sei brutto come la morte. Mamma mia, che bruttino. Vediamo se riesce a seguirmi il Lillo qui. Ce la fa? Secondo me no, perché ovviamente è incastrato male. Ma porca puzzolina, quindi che faccio? Ora devo distruggere tutto. Devo distruggere... No, aspetta. Aspetta, ma che cavolo dobbiamo distruggere? Lo mettiamo nella sfera poké. Ma perché siamo così gnubi? Ci dimentichiamo sempre della sfera poké, che invece è una cosa così utile e carina. Finalmente abbiamo anche la sella. Aspetta, aspetta che non ci arrivo. Ok. Ecco qui la tua soluzione. E vediamo di provare subito sta bestiolina. Oh, ciao, puzzola, ciao. Aspetta che c'è già salito di livelli. Ma sì, tiriamoti un po' sulla vita, che non mi sembra proprio questo granché. Ma cosa fa quando gli alzi il livello? Si muove tutto di lato, proprio tipo granchietto. Allora, vediamo di testare la bestiolina. All'inizio del video vi stavo dicendo che volevo prendere il carchino per andare a prendere il drago di roccia. O quantomeno gli ovetti del drago di roccia, perché il Carchinos è immune alle radiazioni, ma soprattutto abbiamo già visto, ci fa questi mega saltoni. La bellezza di questi salti, guarda la grazia anche nell'atterraggio. Il che è molto molto utile, perché da quello che ho potuto capire, vedere in altri video, le ovette dei draghi di roccia sono tipo posizionati abbastanza in alto. Visto che qua non abbiamo creature volanti, questa mi sembra la soluzione più rapida ed efficace. Poi vediamo di testare ancora un po' la bestiolina. Allora, tipo per afferrare come faccio? Così, no, così gli faccio male. Ah, ok, perfetto. Quindi, ok, con i pulsanti destro-sinistro, se do solo un click... Da un super colpone fortissimo alla Bud Spencer e ti ammazza le bestie praticamente. Se invece lo teniamo premuto, il pulsante le afferra. E per lanciarle? Cioè, se io riclicco? No, così gli faccio molto male. Vabbè, aspetta, questo lo facciamo fuori ormai. Ho un po' di metallo, che male non ci fa. Appeso sembra, boh, non lo so, quanto sei, come sei appeso? E boh, vabbè, niente di che. Io gli alzo ancora la vita, scusa, porta pazienza, ma... Come si muove tutto strano. E, oh, aspetta, c'è un cucciolo che possiamo prendere senza ucciderlo, Lillo. Delicato, delicato che è piccolo. Ok. E per lasciarlo faccio così, con la C, il volo che non gli abbiamo fatto fare, povera bestia. Però sembra star bene, ok, perfetto. Aspetta che voglio provare un'altra cosa, tipo se io lo afferro, ok.
E scendo dal carchi. Me lo tiene bloccato. No, ma per davvero? Cioè, tipo, io gli posso sparare. Carchino, sei appena diventata la mia creatura preferita di Aberration, sappilo. Dopo il megalosauro, però, dopo il megalosauro, perché devo dire la verità, il megalosauro mi ha tolto ogni paura di Aberration. No, vabbè, ma quindi, scusa, ora fammi lanciare. Dove c'è? Povera bestiolina, guarda che lancio che gli ho fatto fare. Allora, la cosa c'è, c'è un orso. Aspetta che c'è un orso aberrante. E io voglio provare a prenderlo. Ok, aspetta, aspetta. No, 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 terra proprio lì, 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 lì. Ok, perfetto. Tipo, lo posso afferrare? Ah, no, l'orso no. L'orso è troppo grosso cicciotto e non lo possiamo raccogliere, va bene. Ma ti sei arrabbiato con noi, orso? Orso, non ti arrabbiare con noi. Fa una brutta fine, Lillo. Te l'ho detto, io ho provato ad avvertirti, tu non mi hai creduto. Ah, ok, allora mi devo un attimo controllare quali sono le bestie che possiamo afferrare. A quanto pare non possiamo giustamente afferrarle tutte. Però, visto che il parasauro possiamo prenderlo, io mi aspetto tipo che anche l'iguano... Stavo per dire iguanoconte, ma no, iguanodonte lo possiamo afferrare. E anche gli scorpioni, presumo. Fammi vedere. Ok, cioè tipo ho afferrato lo scorpione, se ora io me lo volessi addomesticare... Basterebbe fare a così. Giusto? No, vabbè. No, vabbè, la gioia, Carchinos. Quanto ti voglio bene, Carchinos. Ora, niente, lo scorpione facciamolo fuori. Tanto non ci serve una cippa per adesso. Poi magari lo prendiamo, una coppia di scorpioncini. C'è una bestiolina morta. Un dodo, l'abbiamo fatto fuori noi. Non lo so, vabbè. Ah, però, quanto mi fa felice questo Carchinos. Quanto mi fa felice. Sì, però troppi spino vicino alla base. Troppi spino vicino alla base. Aspetta che... Guarda che bello quello rosso là. Aspetta che faccio un saltone e lo facciamo secco. Stiamo arrivando, Kawabonga. E peti. Lei mi sta facendo molto male. Lei mi sta facendo molto male. Non è molto fortino questo Carchinos. Dobbiamo un attimino rivedere i parametri del signorino. Eh beh, era di livello basso. Non è che potevamo aspettarci chissà che cosa. Però la vita scende troppo in fretta. Non mi fuggire. No, troppo in là. Ci dobbiamo ancora regolare un pochino con questa cosa del salto. Che però è fighissima. Sì, non è molto forte il Carchinos. Aspetta, ma io non so neanche di che livello è questo spino. Magari è 3000. No, 98! 98! E vabbè, dai, era anche cazzutiello. C'è anche un po' di ragione il nostro Carchi. No, vabbè, i salti! Arriviamo ovunque con sta bestia! Muoversi su Aberration con il Carchinos sarà fantastico e finalmente ci risolverà un sacco di problemi. Che non potendo avere creature volanti, vediamo? Creature volanti, la cosa più difficile su Aberration è sempre spostarsi da una parte all'altra. Va bene, ragazzuoli, allora io direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Nel prossimo probabilmente andremo già a prendere un ovetto di drago di roccia. Io non vedo l'ora perché è troppo bellino il drago di roccia. Ne voglio tipo 4, 5 o 6. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.